Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e oggi risponderò alle vostre domande. Le domande le leggo qui in camera perché non mi sento molto bene, come si può sentire anche dalla mia splendida voce che è rimasta da qualche altra parte, però poi alle domande risponderò durante la guida, tranne alle prime due domande perché sono un pochino particolari. Infatti la prima domanda è di Outlast che mi chiede che telefono utilizzi. Ve li mostro. Innanzitutto, quello privato è questo, il Samsung J7 edizione 2016, quello su cui ho la scheda di Omobile. Poi, per il lavoro, utilizzo questo, il Nokia E90 Communicator, che al momento è spento perché non è giorno lavorativo. E per l'attività di protezione civile, per la reperibilità, questo, l'eOutdoor T2, che è un telefono con ricetrasmittente con due SIM, quella della protezione civile e quella di GIFGAF. Lupetto Versilia, che saluto, che è uno dei top commentatori di questo canale, mi segnala una YouTube poop e mi chiede che cosa ne penso. Ora, molto velocemente, ti dirò che ci sono quei momenti in cui ho bisogno anche di scaricare i nervi, di scaricare la tensione, di sorridere guardando qualcosa anche che dura uno o due minuti, e in quelle occasioni mi sta bene anche di guardare una YouTube poop fatta bene o un doppiaggio parodia fatto bene, perché no? Però bisogna che sia in quel mood perché mi piaccia andare a guardare una YouTube poop, non vado a cercare determinati contenuti compulsivamente solo perché so che ci stanno lì. Mi piace così ogni tanto avere anche la possibilità di sorridere un po', di interagire nei commenti con qualcuno facendo una battuta stupida che possa comunque dare l'idea del fatto che sì, ok, sei riuscito a strapparmi un sorriso, ma niente di più, niente di meno, è comunque un passatempo. True Colors, che tra l'altro mi fa i complimenti per il traguardo raggiunto, grazie Riccardo. Allora, lui mi chiede: ti ha mai attratto o ti sei mai innamorato di un uomo? Onestamente, mi è capitato qualche volta con gli amici di fare la classica battuta: ah, guarda quell'attore, quel cantante, quel personaggio famoso, è talmente bravo, talmente bello, talmente speciale, talmente quello che vuoi tu, che veramente ti fa quasi mettere in discussione la tua eterosessualità. Mi è capitato di fare questa battuta, però, onestamente, a pensarci più in profondità, no, non mi è mai capitato di pensare a un uomo con qualcosa in più della semplice stima che ci può essere tra amici o tra colleghi. Purtuttavia, ti voglio lasciare con una cosa in sospeso. È capitato che qualche uomo si fosse innamorato di me, ci avesse provato con me. Questo è successo. Ho declinato gentilmente, ma questo è successo. Daniel mi chiede: qual è la motivazione più grande che ti spinge a portare avanti questo canale? Potrei risponderti dicendo di come mi rilassa realizzare video il fine settimana, potrei risponderti dicendo come mi piace mettermi in gioco e sfidare me stesso, ma ti voglio rispondere con un intero vlog che ho dedicato proprio all'idea di sfidare me stesso. Te lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, dagli un'occhiata. Io ogni fine settimana mi metto in macchina, giro il video, poi mi metto a montare il video, faccio l'editing, faccio i sottotitoli, perché mi piace mettermi in gioco con tutto me stesso. Elenx, un'altra top commentatrice del canale, sempre presente, un saluto anche ad Elenx, mi dice: le competenze tecniche che hai acquisito nel tempo nel tuo campo lavorativo ti sono mai state utili nella protezione civile? Nel 2009, mentre ero in Abruzzo, noi facevamo logistica di cucina, quindi lavoravamo nella cucina di Palombaia di Sassa, però molti funzionari sapevano che il mio lavoro è tecnico informatico. Quando è successo un intoppo a uno dei computer in segreteria nei quali stavano registrando una serie di documenti, mi mandarono a chiamare perché avevano bisogno urgente della consulenza di un tecnico informatico. Al di là della competenza nell'ambito informatico, mi considero molto autodidatta, ma ho una buona competenza nella realizzazione e nella manutenzione degli impianti elettrici, ed è una cosa che ho utilizzato molto facendo elettricista nei campi, nel dare una mano a tirare le linee, a collegare l'impianto elettrico, collegarci al gruppo elettrogeno e cose di questo genere. Gerry Marchioro mi fa due domande: quando hai deciso di montare le telecamere in auto e quando hai deciso di entrare nella protezione civile?
La mia prima dashcam è venuta intorno alla fine del 2011, in parte per curiosità, perché vedevo molti video dalla Russia, dal mondo, di incidenti stradali e di guida spericolatissima, e mi dicevo che sarebbe bello condividere qualcosa anche qui, perché anche qui in Sicilia c'è una guida molto molto particolare, molto creativa, oserei dire. Per esempio, mia madre, grazie alla dashcam, è riuscita a salvarsi da un tentativo di truffa dello specchietto. Quanto all'entrare in protezione civile, è una cosa che ho fatto sin da giovanissimo. Io ho cominciato a frequentare un'associazione di volontariato quando ancora avevo 16-17 anni. Sono stato iniziato all'attività di protezione civile dall'amico Filippo, a cui avevo dedicato tra l'altro un vlog quando è venuto a mancare. Lascio linkato anche quel vlog sul doobly-doo e sulla scheda. Sono stato iniziato all'attività, al volontariato vero e proprio, da Filippo quando avevo 18 anni praticamente, quindi più di 20 anni che cerco di muovermi attivamente nel mondo del volontariato. E infine, sempre il buon Daniel mi fa tantissime domande che voglio raggruppare tutte assieme. Hai mai collaborato con altri youtuber? Secondo te è meglio farsi sponsorizzare oppure crescere con le proprie forze? Quali sono le migliori esperienze e soddisfazioni che hai avuto qui su YouTube e come pensi che procederà il canale? Tante domande, tutte sicuramente legate alla piattaforma YouTube. Cominciamo dalla più importante. Ho mai collaborato con alcuni youtuber? Sì, con alcuni youtuber piccoli, ma anche con alcuni youtuber grandi. Una delle collaborazioni che mi è piaciuta di più, che mi ha dato più soddisfazione, è stato con Lilletta Eli, parlando di Tokyo Magnitude 8.0. Lei ha parlato della trama della serie animata, io ho analizzato questa serie animata dal punto di vista della gestione dell'emergenza, del raccontare un terremoto in modo completamente realistico. Ma ho collaborato anche con youtuber più piccoli, ho collaborato con youtuber più grandi. Tutto quello che ho fatto è stato proporre a degli youtuber un'idea molto particolare, un'idea che potesse essere molto piccola, un'idea che potesse essere molto grande. Non mi sono limitato ad andare da un youtuber e dire «Ehi, facciamo una collaborazione!» Sono andato dagli youtuber a dire «Ehi, senti, io ho quest'idea, vorrei fare questo video in questo modo, e vorrei fare una collaborazione in cui io tratto l'argomento in questo modo, mentre tu lo potresti trattare in quest'altro modo, ti va di fare questa collaborazione?» Quindi sono stato positivo e propositivo. Quello che aiuta sicuramente è anche la collaborazione, il fare community, ma fare community è una cosa che bisogna fare essendo positivi, ma essendo propositivi. Collaborare con un altro youtuber non è «Ehi, ciao, ti va di fare una collaborazione!» Bisogna essere creativi, bisogna proporre qualcosa che possa funzionare. Quando io ho celebrato i 350 video sottotitolati, ho fatto una grossa collaborazione con tanti youtuber grandi e piccoli. Ho avuto il piacere di ospitare Barbaroff, ho avuto il piacere di ospitare Lilletto, ho avuto il piacere di ospitare Cobato, ho avuto il piacere di ospitare Filotteteri, ospitare youtuber grandi e piccoli, tutti assieme, uniti nel raccontare perché è importante sottotitolare i propri video. Non so se hai visto quel video, lo lascio linkato anche quello sul doobly-doo e sulla scheda. È stato un modo di coinvolgere tanti youtuber che fanno tante cose diverse, cercando di portare l'argomento del loro canale dal punto di vista dei sottotitoli. Barbaroff è un mediatore linguistico e ci ha parlato di come imparare una lingua straniera leggendo i sottotitoli nella lingua straniera. Oppure Lilletta, che ci ha parlato delle serie TV e dei sottotitoli delle serie TV. Il bello di riuscire a mettere assieme tanti argomenti sotto un unico punto comune. Queste sono proposte di collaborazione che non solo possono avere grande successo a livello della possibilità di fare questa collaborazione, ha senso realizzare una collaborazione che vuole in qualche modo valorizzare il contenuto di ognuno degli youtuber coinvolti e di creare un contenuto tutti assieme che sia un valore aggiunto ancora in più, piuttosto che dire «Ehi, facciamo una collaborazione, facciamo un video assieme e ci sponsorizziamo». Quello non lo so, secondo me lascia il tempo che trova. Mentre costruire qualcosa insieme è una cosa che aiuta a crescere entrambi, aiuta a migliorare entrambi. Questo secondo me è un gran punto di forza.
Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo al vlog, per aver sopportato la mia voce da raffreddato. Se sono riuscito a intrattenervi, a togliervi delle curiosità, a farvi sapere un pochino meglio come funziono, per così dire, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Siamo già 1500 e oltre, quindi questo buon profumo di nuovo iscritto si sta diffondendo. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e occasionalmente ricevere piccole curiosità e dietro le quinte sui video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Bene ragazzi, anche per oggi questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima, possibilmente con più voce.